Dopo la conclusione della stagione regolare del campionato di Serie D Calcio a 5, questa sera la Coppa di Lombardia entra nel vivo con la fase cruciale, siamo alle semifinali, qui all'Aldomoro di Saronno. Questa sera si affrontano Virtus Cerminate e JL Futsal. A Virtus, lo ricordiamo, ha vinto il campionato e ha chiuso con il 7-7 in trasferta sul campo del Calcio Nibionno, mentre la JL, che ha chiuso al quarto posto e quindi si è qualificata per i playoff, riposava e quindi arriva a questa partita con una settimana di sola preparazione. Staremo a vedere se questo influirà poi sull'esito della gara. Una partita, come detto, molto importante, gara secca, chi vince va in finale. E nell'altra partita, che si giocherà con un quarto d'ora di ritardo rispetto a questa ma praticamente in contemporanea, la Futsal Lazzate ospiterà il Metalscatola FC, che è la squadra che ha eliminato il Foppenico, impedendo alle squadre del girone che seguiamo di monopolizzare queste semifinali. Per quanto riguarda il campionato, come dicevamo, la JL, che ha chiuso al quarto posto, settimana prossima sarà impegnata nelle semifinali e andrà proprio a far visita al Foppenico, mentre nell'altra partita, lo ricordiamo, quella che seguiremo su questo campo, la Aurora Desio ospiterà la Loggiate Aurora. In ultimo ricordiamo quelli che sono i risultati delle due partite che si sono disputate fra queste squadre. Prima giornata di campionato, all'esordio, la Virtus vinse 5-3 sul campo della JL e nel match di ritorno su questo campo, partita che abbiamo seguito, vinse 7-4 sempre la Virtus, quindi due vittorie per i campioni in carica del campionato di Serie D, ma risultati comunque piuttosto combattuti, partite piuttosto combattute, quindi si vedrà anche questa sera come andrà a finire in questa gara senza appello. Noi, mentre i giocatori proseguono con il riscaldamento, mancano ancora alcuni minuti prima del calcio d'inizio, ci risentiamo per l'ingresso in campo delle squadre per vedere le formazioni. Entrano in campo le squadre per l'avvio di questa partita di semifinale. Intanto abbiamo la disposizione particolare della JL, che rende merito alla Virtus, che ha conquistato il campionato e con esso anche la Serie C2. La JL prova a raggiungere la Virtus, percorso lungo, o tramite Coppa o anche tramite playoff. Intanto noi vediamo le formazioni, partendo dalla Virtus in maglia nera con inserti giallo-verdi, con il numero 1 Mocchetti, con il 5 Bottone, con il 6 Gicola, con il 7 Vella, con il 9 Bechiri, Capitan Checola con il 10, Kandashuk con il 12, Ruffinengo con il 13, Beretta con il 14 e infine con il numero 15 Diaori. Risponde la JL in tenuta bianca con inserti blu, con il numero 1 Salvi, con il 3 Capitan Castelletti, con il 4 Bosisio, con il 6 Biancucci, il 7 Riva, Abrur con l'8, Benanti con il 9, Ferraro con il 10, Isacco con l'11, Amati con il 12, Colombo con il 13 e infine con il 24 Valtolina. Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio, con le squadre che si schierano. Vedremo poi mano a mano quali saranno i protagonisti scelti da due mister. Ricordiamo che arbitrerà l'incontro il signor Vincenzo Di Girolamo della sezione di Milano. Vediamo prima del calcio d'inizio la Virtus, che parte con il numero 1 Mocchetti, poi ci sono con il 6 Gicola, con il 7 Vella, con il 9 Bechiri e con il 14 Beretta,
mentre per la JL c'è il numero 1 Salvi, poi Capitan Castelletti con il 3, con il 9 Benanti. Poi attendiamo di vedere anche i numeri degli ultimi due giocatori, con il numero 8 Abrur, e dovrebbe esserci con il 6 Biancucci, poi vedremo di dare conferma o meno. Tanto ancora qualche istante prima del calcio d'inizio, si attende il fischio del signor Di Girolamo, che arriva in questo istante. Parte con la Virtus a gestire il primo pallone. Beretta va da Bechiri, fermato il fallo laterale. Ancora Beretta per Gicola, di nuovo Beretta che va da Vella. Gicola, ancora Vella, gira pallone la Virtus, lo recupera però la Gioia, l'attenzione a Benanti, fermato da Gicola che va subito da Bechiri, carica il sinistro, fermato a sua volta, può ripartire la JL, è approvato proprio Biancucci, che vi confermiamo in campo con il numero 6, si è allungato un po' troppo il pallone, ha provato a ribaltare subito l'azione la JL. Gicola, c'è Vella e punta l'avversario, poi va al tiro e si salva la JL, intervento di Salvi col pallone che era rimasto lì, era passato sotto e poi è terminato in corner. Va alla battuta Beretta, pallone verso il centro, fermato, riparte la JL, Biancucci per Castelletti, poi Abrur che deve girarsi, non lo molla Gicola, prova a alzare il pallone, poi cerca di uscire in qualche modo e deve concedere la rimessa, saggiamente però è andato verso l'esterno per evitare problemi. Comunque c'è la Virtus di nuovo in avanti, Vella per Beretta, ancora Vella, conclusione di prima intenzione, ottima respinta di Salvi, bella giocata questa del numero 7 della Virtus, che ora va a difendere sulla nuova azione della GL. Castelletti per Abrur, ancora il capitano che può andare al tiro, c'è la deviazione di Gicola, il pallone che termina in corner, arriva per la battuta Biancucci. Avvio di gara aperto, le due formazioni cercano la soluzione giusta per andare al tiro. Castelletti, poi Benanti, ancora Castelletti, c'è Abrur di nuovo per il capitano, la conclusione con la palla che termina alta sul fondo, ha provato a sistemarsi il pallone Castelletti, dotato di un gran tiro, lo abbiamo già visto in altre occasioni sempre su questo campo, anche protagonista delle nostre interviste post partita, il capitano della JL. Tanto Vella per Gicola, si libera Bechiri, non lo molla però Abrur, poi Vella cerca il tiro, lo ferma bene Biancucci che riparte, c'è Abrur dalla parte opposta che va verso il fondo e non riesce però a inquadrare la porta da posizione molto angolata. Comunque pronta a ribaltare l'azione la JL, deve fare attenzione la Virtus che va ora con Beretta fermato, stavolta non riesce a ripartire la JL, allora pallone buono per Gicola, va al dialogo con Vella, poi Beretta, ancora Gicola, di nuovo per Beretta che cerca con lo sguardo Bechiri, lo trova poi con il passaggio, deve tornare indietro però Bechiri, ora Vella per Gicola, di nuovo Vella,
ferma tutto capitan Castelletti. Ancora la Virtus, e questa volta il pallone sfila direttamente tra le braccia di Salvi e fa ripartire il suo capitano. Poi Biancucci, fa vedere Benanti, di nuovo Biancucci che poi cerca un pallone lungo. C'era il pressing alto di Vella, preferito non rischiare Biancucci. Palla in fallo laterale in favore della Virtus. Tanto siamo arrivati al quinto di questo primo tempo, 0-0 il punteggio. Ancora la Virtus con Vella, si riparte da Gicola, punta Benanti, poi scarica per Vella, di nuovo Gicola e Bechiri fermato in fallo laterale. Prova a cambiare qualcosa la Virtus, è andato a fare il vertice alto Beretta, ora torna là davanti Bechiri, di nuovo sull'esterno Beretta. E non gli lasciano spazio gli avversari, almeno fin qui. Poi ora Gicola va a Beretta con la sua classica giocata, ha provato a fare l'elastico ma Brur non si è fatto irretire dai movimenti di Beretta. E serve Gicola, si libera bene per il tiro, la conclusione è la palla che termina sul fondo. Si era liberato molto bene Gicola questa volta. Peccato di imprecisione nella conclusione. Comunque buona la giocata. Tanto Biancucci che subisce un colpo da Vella. Pronte le scuse del numero 7. Intanto però la palla è terminata in fallo laterale in favore della Virtus. La palla verso il centro, poi Vella va alla conclusione ribattuta. Gicola preferisce ripartire da Mocchetti. Pallone per Bechiri fermato, ancora Bechiri. E va a puntare Castelletti, ma c'è il tocco a sbilanciarlo di Benanti. Calcio di punizione in favore della Virtus. Pallone Beretta che è in grado di offrire soluzioni balistiche importanti da qualsiasi posizione, molto lontano, ma deve fare attenzione Salvi. Va Beretta, la palla a girare sul palo lungo e respinge Salvi dopo lo stop di petto di Castelletti, ben appostato a difesa del palo. Tanto dentro capitan Checola per la Virtus con il numero 10. Beretta proprio per il capitano, cerca di girarsi, scarica per Gicola. Vella al dribbling, lo vince ma c'è Abrur che recupera, attenzione a Benanti. Pallone al centro, è ottimo l'intervento di Mocchetti. Era ben congegnata l'azione della JL che recupera subito palla. Molto reattiva la JL che cerca i ribaltamenti di fronte immediati contro una Virtus più manovriera. Tanto Castelletti per Biancucci. Va al dribbling ottimamente Castelletti, attenzione al tiro del capitano ribattuto in fallo laterale. Ancora la JL con Abrur che va a battere questa rimessa. Castelletti direttamente dalle parti di Mocchetti. Serve Beretta, è buono il tocco per Checola che prova a chiudere il triangolo. Operazione difficile, c'è la chiusura di Castelletti e poi lancia Benanti. Biancucci ancora per Castelletti,
Di nuovo Benanti, rimpallo con Checola, si riparte da Salvi. Poi Castelletti rischia qualcosa e perde il pallone che arriva dalle parti di Beretta. Fermato però il numero 14. Poi la parte opposta Biancucci, a Brur, buono il controllo, anche il servizio per il compagno. Ancora Brur fa salire Castelletti. Poi Benanti che predica calma ai compagni. Ecco il capitano che va alla conclusione e stava per intervenire a Brur. Cercare di mettere fuori causa Mocchetti, la palla termina sul fondo. Intanto abbiamo superato il decimo nel corso del primo tempo, punteggio sempre fermo sullo 0-0. La JL che riparte, la Brur per Castelletti, non lo molla Checola e poi lo ferma Vella. Chiama l'assistenza dei compagni il capitano. Prova a salire nuovamente la JL. La palla lunga, troppo lunga per Abrur. Termina in fallo laterale. Intanto entra anche Giauri per la Virtus con il numero 15. E dalla parte opposta notiamo che ancora non ci sono stati cambi per la JL. Eccolo Giauri. Poi gicola ancora per Giauri che osserva i compagni, poi scarica nuovamente per Gicola. E il pallone di ritorno non arriva, interviene Abrur. Palla per Benanti, fermato. Può ripartire Giauri. Beretta, Luca, verso Checola, ancora per Beretta, ma c'è l'anticipo di Abrur che poi prova a uscire, rischia qualcosa. Si salva Salvi sul tentativo di Checola. Ancora il pallone per Checola che cerca l'assist per Beretta, c'era lo spazio anche per il tiro. È stato altruista capitan Checola e però è sbagliato il passaggio. Intanto arrivano i cambi anche per la JL. Adesso vedremo chi è subentrato al posto di capitan Castelletti. Intanto recupera palla la Virtus, pallone che arriva a Checola solo davanti al portiere e cerca il servizio per Giauri che era arrivato di gran carriera e sfuma una occasione monumentale per la Virtus che era riuscita a mettere il giocatore solo davanti al portiere avversario. Intanto riparte la JL col pallone troppo lungo per Benanti. E c'è il time out, tanto vediamo che con il numero 10 è entrato Ferraro nella JL. Quando siamo al tredicesimo arriva il primo time out di questa partita e noi ne approfittiamo per ricordare il percorso delle due squadre fin qui. La Virtus ha vinto 4 partite, ne ha persa una. Nel girone eliminatorio contro l'Amo Sportiva sconfitta in dolore, è arrivata comunque prima la Virtus, che poi ha battuto negli ottavi Lolgiate Aurora 7-3 e in semifinale in trasferta al Superga 4-1, mentre anche la JL ha perso una sola partita all'esordio con il Foppenico, poi le ha vinte tutte con l'Enjoy Valtellina e Calcio Nibbion, è arrivata seconda nel girone e poi ha battuto l'Ispra Calcio 12-9 negli ottavi e nei quarti il Fara Gera 5 5-4 sempre in trasferta come la Virtus. Il percorso speculare delle due, 4 vittorie e una sconfitta per entrambe e ora lo scontro diretto per decidere chi
approderà in finale. Scontro diretto che fin qui resta inchiodato sullo 0-0 di partenza, nonostante ci siano state occasioni da una parte e dall'altra, in particolare ricordiamo l'ultima con Kekola che ha optato per l'assist verso Jaori ma non è riuscito a trovare il compagno. Attenzione a Ferraro, servito da Benanti, c'è l'intervento di Gicola e l'ultimo tocco di Ferraro. Noi siamo arrivati a metà del primo tempo, avanza Gicola, poi scarica per Beretta, piazzata la JL a difesa della propria metà campo. Ancora Gicola, riesce il dribbling ma poi c'è l'intervento falloso di Benanti. Era riuscito il dribbling in tunnel di Gicola e poi è stato agganciato da Benanti. Calcio di punizione questa volta da posizione laterale per il mancino di Beretta. E da qui l'abbiamo visto in altre occasioni sorprendere il portiere avversario. Parte Beretta, conclusione respinta in corner. Ancora Beretta per il corner. La palla era buona per Jaori che ha alzato la traiettoria. Non facile girare verso la porta, comunque ci ha provato il numero 15. Altra occasione per la Virtus. Con la JL che ora sembra fare un po' più fatica a uscire. Ma il punteggio resta fermo sullo 0-0 di partenza. Va Beretta e questa volta lo ferma molto bene con il corpo frapposto tra palla e avversario Ferraro, che batte la rimessa laterale, il pallone poi intercettato da Beretta, ancora Beretta che è braccato da Benanti, prova a scaricare per Gicola, la palla termina in fallo laterale. Può tornare in avanti la JL, si fa vedere a Brur più largo dalla parte opposta, Benanti che riceve, c'è lì vicino Ferraro, poi a Brur che riparte da Salvi e va direttamente dalla parte opposta per non rischiare. Può ripartire la Virtus, Jaori con l'intercetto di Biancucci. Beretta ancora Jaori, la conclusione che termina sul fondo. Si riparte da Brur, poi Benanti che gira magnificamente per Ferraro che aveva saltato Mocchetti in uscita ma non ha trovato il tempo per depositare in rete. Operazione non semplice, ottimo il dribbling su Mocchetti, poi il pallone però si è allungato, tanto c'è l'intervento di Abrur su Kekola. Ancora la Virtus, Gicola per Beretta, sempre lui, due uomini su Beretta, allora scarica per Gicola, poi Jaori, ancora Beretta, il tocco morbido per Jaori, la palla che arriva al centro ma c'è Abrur che poi si complica la vita, recupera palla Kekola, va Beretta contro due uomini, esce con il pallone con eleganza ma poi lo perde, non ha desistito Benanti che non riesce a trovare Amati, nel frattempo è entrato in campo con il numero 12 per la JL. E abbiamo visto uno degli assaggi della classe di Beretta che poi però ha dovuto cedere alla perseveranza di Benanti e ora non trova Jaori, riparte Abrur,
Prova però Gicola a proteggere l'uscita di Mocchetti. Ancora Gicola. Va a cercare sull'esterno Beretta. Pallone sulla linea del fallo laterale, poi esce proprio dove c'è Gicola. Ancora il numero 6 che rischia qualcosa sul pressing di Benanti. Palla tra le braccia di Mocchetti. Riparte la Virtus. Beretta non riesce a controllare una palla difficile. Tanto siamo arrivati al 20° nel corso del primo tempo e c'è il secondo time out della partita. Punteggio sempre quello, 0-0. Grandissimo equilibrio, anche se, come detto, le occasioni ci sono state da una parte e dall'altra. Pizzico di imprecisione in alcuni casi, altruismo forse eccessivo come nelle due situazioni capitate a Capitan Checola per la Virtus. È comunque una partita che si mantiene decisamente in equilibrio, non solo nel punteggio. Due modalità diverse di gioco, Virtus che manovra, preferisce manovrare molto di più, JL che riparte di gran carriera, pochi passaggi per provare ad arrivare verso la porta avversaria. Fin qui però non è arrivato il gol. Situazione anomala, tra l'altro pensando anche alle partite della Virtus, solitamente ricche di reti. Questa sera invece, almeno fin qui, la situazione è diversa. Staremo a vedere questi 9 minuti più eventuale recupero che ci sarà, perché ci sono stati due time out di questo primo tempo e poi anche la ripresa. Intanto recupera un buon pallone Diaori che serve Bottone in campo con il numero 5 per la Virtus. Poi Beretta, ancora Beretta, non lo molla Brur, serve allora Gicola, c'è Diaori largo, va verso il fondo, la conclusione che trova pronto Salvi, distinto, e il tiro era molto ben indirizzato da posizione quasi impossibile. Poi sempre la Virtus con la palla in fallo laterale. Centralmente Gicola, conclusione, la respinta di Salvi e poi si ritrova lì il pallone. Ottimo fin qui il primo tempo del numero 1 della JL. Attenzione dalla parte opposta, non si chiude il triangolo d'un soffio, ma recupera bene Abror. Ferraro, a conclusione la respinta di Mocchetti, poi Gicola non alla perfezione ma comunque riesce poi a rinviare e arriva il tiro di Abror, più che altro ad alleggerire e evitare eventuali ripartenze avversarie. Poi Diaori, ancora il numero 15 che recupera palla dopo la respinta della difesa. C'è Bottone, serve ancora Diaori e la palla messa al centro non trova Beretta che era andato proprio sul secondo palo. Un passo indietro e sarebbe diventata molto pericolosa questa azione. Tanto c'è il cambio rimessa, la battuta non ortodossa da parte della JL e sarà la Virtus ora a battere. Pallone per Beretta, serve Gicola, scarico per Diaori, poi Bottone che cercava di prima intenzione Beretta che però stava andando verso il centro. Nulla di fatto, allora la JL che riparte con Amati, poi Ferraro ancora per Amati, controllo a seguire con la palla che però scivola via. Nuovo Gicola, Bottone, Gicola cerca Beretta, la trova, la deviazione di Abrur. La rimessa laterale, Gicola ci riprova,
recupera Amati, poi Ferraro e serve Colombo, nel frattempo è entrato in campo con il numero 13 per la JL e ha la grande occasione Colombo, che alza però la traiettoria, supera Simocchetti ma spedisce sul fondo, pericolosa la JL, la parte opposta a Bottone, dribbling riuscito, poi scarica per Gicola che va a sua volta in dribbling, c'è l'assistenza di Bottone che alza il lob ma non ci può arrivare Beretta, tanto sono 25 minuti sul cronometro, 0-0 il punteggio, c'è il fallo commesso da Bottone e viene anche ammonito quando siamo entrati nel 26esimo minuto di gioco, prima ammonizione della partita nei confronti di Bottone. C'è il calcio di punizione, vediamo cosa andrà a orchestrare la JL. Il pallone verso la porta e c'era lì Amati che stava quasi riuscendo a toccare quel tanto che bastava per insaccare, ma poi sul rimpallo che lo ha sfavorito, la palla è terminata in fallo di fondo, ancora Amati e interviene miracolosamente Mocchetti che risponde a Salvi, a sua volta attentissimo al portiere della Virtus, poi altra conclusione di Abrur, respinta questa volta da Bottone, Amati recupera la palla, la mette al centro e Bottone riesce a respingere, pericolo scampato per la Virtus e la JL torna a farsi decisamente pericolosa in questo finale di primo tempo, ancora Amati e va al tiro, la palla sul palo e poi la Virtus che può ripartire, attenzione a Gicola che non trova il servizio per i compagni e allora va in contropiede la JL, 3 contro 1 ma recupera Chiori che serve Beretta, mette a sedere il portiere due volte e va al tiro e colpisce il palo a sua volta, altra occasionissima questa volta per la Virtus, momento pirotecnico questo del primo tempo con due minuti di fuoco, la JL vicinissima al gol in due occasioni, prima Mocchetti si è frapposto tra gli avversari e il gol, poi il palo colpito da Amati e gli ha risposto Beretta che ha fatto sedere per ben due volte il portiere avversario, poi quando sembrava fatta la palla è terminata sul palo, attenzione però ancora alla JL con Ferraro che non riesce a superare Mocchetti, rilancia i suoi, poi il pallone indirizzato verso Beretta che però non arriva a destinazione, Ferraro alza un bel pallone per Abrur che riesce a tenere in campo la palla sull'uscita di Mocchetti che l'ha costretto a allargarsi, ancora Ferraro, di nuovo poi Abrur, Ferraro, Colombo riesce a servire Biancucci, fermato da Gicola, poi resta a terra Biancucci, colpo forse in caduta alla nuca, va a sincerarsi delle condizioni dell'avversario Gicola, poi si rialza Biancucci, tutto bene per lui quando manca un minuto al trentesimo e il punteggio è sempre quello 0-0. Attenzione alla JL, Benanti che è rientrato in campo, conclusione deviata in corner, battuta per la JL,
col pallone poi recuperato da Mocchetti. Può ripartire la Virtus in questi ultimi scampoli di primo tempo. È tornato a sinistra Beretta, che fa sbucare il pallone per Cicola. Conclusione ribattuta da Brur. Benanti fa ripartire i suoi. Ferraro alza un bel pallone per la conclusione di Biancucci. È il tiro terminato sul fondo, ma è stata veramente una gran giocata, sia l'intuizione di Ferraro che la volée di Biancucci, che però non ha inquadrato la porta. Tanto è iniziato il recupero, probabilmente sarà un minuto, staremo a vedere. Beretta punta Ferraro, che non lo molla. È entrato benissimo in partita il numero 10 della JL, che sta distribuendo assist ai compagni. Attenzione però Beretta, che questa volta l'ha saltato. Poi è andato al tiro, c'è stata la ribattuta di Abrur. Ora la messa in mezzo stava per arrivare Capitan Checola, la deviazione con la palla in corner. Pronto Beretta per la battuta. E arriva il pallone a Iaori, che alza la traiettoria leggermente sbilanciato all'indietro con il corpo. Dalla parte opposta Biancucci ha provato di testa. Mocchetti ha già rilanciato l'azione dei suoi. Beretta contrastato da due giocatori, esce bene e lo aggancia Benanti. E qui si vede l'attaccante che rispetto ai compagni non è abituato ad andare in marcatura. Tre dei falli commessi dalla JL sono proprio suoi. Non c'è cattiveria ovviamente negli interventi di Benanti, è proprio l'attitudine alla marcatura che è diversa da parte dei compagni. Tanto c'è il calcio di punizione con Gicola che allarga verso Beretta. Dribbling riuscito, e questa volta non c'è il fallo, lo chiedeva Beretta. Già ripartita la JL, Biancucci fermato il fallo laterale. Tanto sta per terminare anche il secondo minuto di recupero. Palla ancora per Biancucci, che alza il lob. Intendeva servire a Brur, ma sulla ripartenza della Virtus c'è il duplice fischio del signor Di Girolamo, che chiude il primo tempo. Ricordiamo il punteggio: Virtus Cermenate, JL Futsal 0-0.